Signore e signori, buonasera! Ho fatto un buonasera. conto la rovescia di me, no? Buonasera, buonasera! Uno, uno, ancora uno! Non è vero? Eh, eh, eh. E poi <ride> tutto a posto. G gli scherzoni, eh, va sì, bene. Era, era tutto eh. un joke. Ah, va bene, perdonato, forse bisogna vedere. Ah, ti faccio mi vero. faccio perdonare così, guarda che bella spilletta di Psyduck, ho. Ma che carino! Mi dispiace che si cancella il becco. What no. the duck C'è scritto nella mia Cosa c'è scritto? What the fuck? Invece di What the fuck. Dove l'ha trovata? <ride> Me l'hanno regalata. No, fantastica. <ride> Ma poi con Psyre che è ciccionissimo, è bellissimo Bell, eh sì. bella. bella. hanno regalato quella e questa con il micellato. Yeah, il Neko, il gatto ah, giapponese. Scuso, il Neko Misho giapponese. Eh sì. Quello che fa con la manina. Sì. In realtà, io la storia di quel gatto la so. So perché c'è il gattino che fa così. Ah, così okay. in the Lore la spiego un attimo. Eh, certo. Praticamente no. c'era un signore di una nobiltà che si trovava mm. in Giappone, il cioè, signore giapponese naturalmente, sotto una pioggia torrenziale. va in un tempio perché pioveva e si voleva riparare. Uh, C'era questo gattino qua che gli faceva così con la zampetta. Tipo, vieni via dal tempio, vieni via dal tempio. Il signore va per vedere che cavolo voleva il gatto. Un fulmine, colpisce un albero. Crolla sul tempio. Il tempio viene crolla e tutto va giù. Quindi, in teoria, ah. questo signore poi ha voluto omaggiare in teoria lo spirito che l'ha salvato. che Era sto gattino che faceva così con la zampetta. E adesso è diventato simbolo di fortuna e buona sorte. Ma sentite che bella storia, questa non la sapevo. E dove c'è cioè, della saletta così su internet? No, un mio amico studia giapponese, Ah, Beh. e quindi gli fanno fare anche letteratura. Eh, bella, e quindi io bella. so anche tutta la storia di Susanoo e Amaterasu, e so che Susanoo gli ha cagato sul tappeto. Ha <ride> cagato tappeto. sul tappeto. È un umano che praticamente erano figli di una divinità, ora non mi ricordo il nome. E lui, per disprezzo nei confronti della sorella, li caga sul tappeto. Giappone, Vabbè, poi ci chiediamo ora. perché ora. esistono i tentacoli. in Giappone, questo è il minimo, sì, mi sa. No, ma, ma più che altro quando vedevo le watch di Naruto, ecco. Tu pensa a Materasu che no, uh, Sus che ah, caga sul tappeto. A Materasu, sì, no, insomma, mi hai un po' turbato un'eventuale sì. Watch e fa ne farò. A <ride> Grazie, quando vuoi, Robby. <ride> Sì, sì, no, ma penso che posso passare per un altro mesetto per tu la prossima pensa, storia. Tu pensa che io mi stavo vedendo l'ultima parte, no. è... Bene. Perfetto, immagino la serietà con cui l'hai vista. Eh, no, e ridevo. un Ehi... vivente ridevo. Eh, eh eh chissà perché. Eh cioè, è veramente scandaloso. Ciao che poi ve l'ho raccontato senza contesto, però in realtà relativamente ha senso. ah una cagata senza, cioè, eh, No, sense. non ha senso che gli abbia cagato sul tappeto, però eh. gli stava sul cazzo la sorella. <ride> quindi ah per beh, quello allora... gli ha cagato sul tappeto. Ah. Beh, sono motivi validi, con... poi è stato bandito sulla terra proprio. ah addirittura sulla terra. Eh sì, perché loro divinità, quindi sopra. Ok. Quindi, diciamo, una cagata pericolosa. Eh, minchia. Eh, non cagate sul tappeto delle amiche, le de pusterelle si stanno sul cazzo. Evitate, magari... Vabbè, l'ha vista investire. male lui, l'ha vista male Amber Heard, quindi non cagate sulle cose degli altri. Oh. no! Ah, non si può! Oh, no, non si! No! Vabbè, ok. Ma insomma dovevamo parlare di Pokémon ex e <ride> non di cacca non di Pokémon Mario Meda, come era vabbè in, in realtà mia... neanche siamo arrivati a bianco e nero se no avrebbe avuto contest no <ride> Pokémon di bianco e nero sono i più brutti <ride> il 7 di bianco e nero no no <ride> i Pokémon di bianco e nero sono i più brutti di sempre secondo me se ne salva qualcuno ecco. che è bello 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 però gli altri tutti schifo ecco pensa a quei Pokémon lì nei set che ha nel layout più brutto in assoluto, beh, immagino proprio oh, apoteosi <ride> merda d'autore, <ride> vanno tu a collezionare quei set <ride> lì. Io, mi Io voglio ritrovato... cercare qualcuno che li ha collezionati e invitarlo per la bassa ma ah, Bob ce li ha, Ah, invitiamo Bob per la bassa secreta perché segreta. lui era super competitive in quegli anni. Giocava competitivo, ah, ok, quindi il se libro. li trova per, per quella motivazione lì. E quindi li ha cioè, sbustati a peso. Ora qualcosa so che gli manca. Però ecco, ce, ce li ha a gran parte. Io c'ho invece i primi due set di bianco e nero, quasi completi. Mi manca due bischiate. No, che allora easy. Ho un'energia del cazzo inutile del primo set. Come rappresenta il set base? No? C'è le energie in fondo. Ecco, me, me ne manca una, Vabbè. e no. è in okay. fondo non si vede. Quella a fuoco, ok, e poi mi manca 5 carte, 6 carte del, del secondo set, ma carte inutili cioè comuni. Così, mm. Che non trovo. cioè mi tocca pagarle tipo 20 centesimi: no, 20 5 centesimi su card Market e 3 euro di spedizione. Che palle, no. Aspetto di trovarle così, di farmele regalare da qualcuno. in sì. Lotto roba veramente inutile su cui uno non può spenderci neanche un euro eh. più che altro è la spedizione perché 20 centesimi 5 centesimi a carta vabbè uno se la a cazzo 5 centesimi sì, per cioè, finire il set. Dici... <ride> cioè... no no vabbè per finire il set dici ok li spendo 20 centesimi anche se non li vale però, però la 3 3 euro di spedizione di ognuna perché devi trovare se no il venditore le ha tutte che è impossibile è vero eh, eh. quindi eh. vado a pagare 3 euro a comune no. del sette bianco e nero no. proprio più mi arriva pure piegata perché te la spediscono tipo bolletta dell'ENI no quella eh. arriva bene fidati que quella arriva bene ma la carta no eh mannaggia le bollette arrivano bene Beh, io bene. non ho visto bollette non è... non c'è qualcuno che acquista bollette c'è un collezionista di bollette collezionista. se troviamo un collezionista di bollette si invita lo per inviterà. la base segreta questa sarebbe la base segreta <ride> più folle in assoluto effettivamente si potrebbe invitare ogni tipo di collezionista sì Tappi, noi... Franco Bolli no, non si so, saprebbe che cazzo dire perché vabbè cioè... ah, oh. però cioè, oddio, per esempio, Falco. Io so che ha una grande collezione di francobolli. O era moneta. No, Francobolli. Francobolli si può invitare e parla lui. Ah, si, si può invitare si so. Falco che è casa a casa sua a canale. <ride> Invito Falco. Ospitiamo Falco nel suo canale. Ci eh. sì. eh, si, certo. si può scrivere se c'è una serata libera. Mm, fino a settembre, ottobre, dubito. Vabbè, eh. vedi fretta, Robby. No, io c'è che... l'estate allora molto soft in chill, ma noi non demoreremo e ci saremo sempre e comunque per le serate più calde e calienti, che è un sinonimo uguale dell'estate. Vabbè, dette queste minchiate, direi di riprendere in mano il set ex smeraldo che avevamo abbandonato malissimo volta scorsa. Non mi ricordo di essere arrivati, mi pare che queste qui si erano viste, di sì, sicuro. Sì, sì, quelle si erano viste. Però si era visto anche i Grampig. Sì, perché si era visto anche Grovyle, me lo ricordo. Ariama, no? Esatto, Quindi bravo. Siamo, siamo arrivati eh, a Grampig. Esatto. Si era detto, ricordiamolo, dei Grampig, più che altro di questo Grampig qui, che è la pre-release del set. Quindi ci sei fermati qui. Sì. Quindi riprendiamo con la Riyama per vederci queste 60 carte che, che ci mancano, e ce le godiamo per bene. Sì, sì, in scioltezza, in scioltezza. Anche perché questa Ryama io l'ho già visto questa Riyama dire che è una carta comune, è un eufemismo A me piace. perché veramente bello. È molto bello, molto dinamico. Qui se ha fatto una Ryama che sembra balli, una danza. Tipo quelle per aumentare le statistiche, una ariyama Dance e Sword Dance, Sword Dance anche senza eh, spade. spade. Mm, veramente interessante. e sembra che stia facendo quella cosa che fanno prima i lottatori. Di sumo ah, tipo anche batte quella... il piede. Butta la cosa da un lato, butta la cosa dall'altra, si posizionano fanno ci sta bello questa qui l'avete vista una maia di volte perché oltre a essere presente nel set è presente nei mazzi tematici è probabilmente carta... perché io ho i mazzi quindi non eh, stare di sicuro è... ma, ma va la anche simile a quella di lumaise ma bene o male queste carte qui di Smeraldo in Italia sono uscite in una tiratura veramente elevata. Cioè, ex Smeraldo ne sono usciti tanti, tanti di tanti. che si mettono in formazione Pokéball. poesia, poesia. Bella. Queste lucciole che fanno la pokeball dietro è un tocchettino di classe, no, non da tutti. eh, Non da tutti. Decisamente carina anche perché permette di ricordare che il lumais è una lucciola eh? sì. a non mi ricordo l'altra versione del Pokémon, quello maschio Wolbit. anche lui volbit ha la luce, no? sì se non mi sbaglio solo le lucciole femmine hanno la luce ah questo è la luce devo controllare poi controllerò Ma comunque le lucciole tutte e due sì ma uno è solo maschio, l'altro è solo femmina. Guarda, ve li faccio vedere insieme. Che poi questo perché... a livello Pokémon è una cacata. Perché sì, se sì. loro si accoppiano, può uscire solo il Lumais. Eh, eh... Volbit come nasce? Da ditto? Eh, forse si, sì. per forza. Guardate che bello insieme. Belli però, con lo stesso sfondo. Mm. sul Volbit non si vede molto bene perché. È... No, è proprio lo stesso perché la nuvola sì. è nella stessa posizione, se te li sovrapponi un poco, vedi che sono di fronte. Sì, sì, ma anche la Pokéball è la stessa. Eh sì, sono sto dicendo, è proprio la stessa. Parte. Bello. Molto bella. Stanno giocando. Stanno danzando nella nuvola. Chi nostra. ti piace di più il Lumise o Volbit? Il Lumais. Anche a me. Bellino. Volbit è brutto. Mi <ride> ricordano dei personaggi della Femaia. <ride> God, sì. un po' sì, un po, po, po' sì molto carini questa coppia fortunatamente illustrata dallo stesso abile Saito, eh, che... quando succede che fai illustrare la coppia a un illustratore bravo ti fa sempre cose fighe. eh sì, e sarà anche il caso di Minunme Plus uh -huh. Fanno bene a dare allo stesso artista una linea evolutiva, una coppia di posti. Sì, a meno che non li dà Sugimori. Che fai, ah, yeah, Sugimori, Plausol e Minon. Sugimori, Stock Plausol, Stock Minon. <ride> Bello, stesso sì, sfondo dietro, però. Magari uno sfondo monocromatico sì, sì sfondo così contenta. è lo stesso, no? Niente, Come ti viola di casa Gimori che riusciamo a offenderlo anche quando non si guardano le sue carte. Eh, bisogna farlo ogni tanto. La volta Ormai... scorsa non l'abbiamo fatto se non mi sbaglio, eh non lo so. Kirlia, Kirlia. molto carino. Che danza molto anche lui legato al buon guard che abbiamo visto la volta scorsa. Sì. Molto bello con questa luce albeggiante dorata, non male. Molto, molto carino. Buono. Oh, Poi... Oh. Prendiamo un bel... Tatuina di Fimo. Ma sai che questo Lei Non è, così è carino? Non è. No. Cioè, ci sono Pokémon che in Fimo non, non sono brutti. In Fimo in Plastilina non sono brutti. Questo, questo ci sta di quelli più che altro farei notare che lei questa roba qui la fa a mano cioè guardate la pulizia del modello com'è veramente modellato in ogni sua forma in modo perfetto io ultimamente di... sto vedendo gente che fa le figure in questa maniera qui e lei glielo appoggia sul tavolo tranquillamente fa la pam e sbatte... È difficilissimo. No, non, è veramente... non arrivi a quel livello. Cioè, ci metti un sacco. Infatti, lei è comunque molto brava. Io vi invito a seguirla su Instagram, la Mori, che ogni tanto fa delle live, almeno l'ha fatta prima del periodo pandemia, in cui si fa vedere mentre il modello delle statuine eh, li modellava i suoi gattini, che sono il suo logo molto bellini tra l'altro c'era questa mostra di gattini e faceva vedere come li faceva veramente una bella lezione c'è di... anche un altro autore se mi sbaglio che fa le live su Instagram che però fa i quadri dipinge Arita? non ricordo Arita ah, mi sa sì. ogni ah, tanto lo vedo momento sponsor non mio, Nordvi... aspetta, no. no, sbagliato, no, sì. nessuno lo sponsorizza. No. Quando mai, no? Volevo sponsorizzare un artista che è un artista di carte Pokémon. Che noi non avremmo mai modo di vedere perché è un artista è entrato nel gioco di carte collezionabili negli ultimi anni, mm -hmm. con set. Forse solo luna c'è già qualcosa ah, okay, cioè di recente. Sì, 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 recente. Vabbè, non vedremo. E si chiama Yogonosuke. Allora, le carte che fa sono uno stile pazzesco. A me piace veramente, veramente tanto. È proprio caratterizzato. Si riconosce subito. Ha un suo stile che si differenzia molto dagli altri. Uno degli artisti più di livello che, che possiamo trovare. Questo artista ha una pagina Instagram dove attualmente sta portando l'intero Pokédex disegnato. Ora, nei post è arrivato a Venus quindi ha fatto i primi tre. Ma nelle storie è arrivato a Firob, mi pare. Ah, beh, oh. Insomma, è più in là ma vi farei vedere i disegni io cioè, non Però ho passa, parole passa il link magari in chat se eh. puoi se no se può qualche moderatore ce lo caccia dal link ci farebbe molto piacere posso intanto guardare se lo trovo mentre chiacchiero sì. sono di una qualità di una bellezza io penso che tanti artisti si sono dilettati a Uh, Rifare i Pokédex nel, nel loro stile, ok? Eh, nessuno è a quel livello, cioè l'interpretazione che ha dato Yogono Zuge ai, ai Pokémon nei suoi lavori è assurda, estremamente realistica. Ti porta e ti trasporta nel loro mondo. Uh. Di una bellezza bello impressionante. questo stile. Ma non fa solo Pokémon. No, no, no. no. Ha fatto Jojo. Ha fatto eh, l'anime del tizio di... con le spade al del posto delle mani che non me lo ricordo. Ha fatto le ragazzine <ride> che sono portaerei. Oh. Ha fatto Overwatch. Ah, bello quello lì. Aspetta, ma Un si chiama Overwatch. Quello della ragazzine eh. che sono no quello con le lame eh, eh non lo so non ha fatto cambiato. Kirby, ha fatto One Punch Man Ha fatti tanti però come vedete le illustrazioni le ultime tre illustrazioni quelle di Bulbasaur, Abyssaur e Venusaur oh, sono fotoniche sì, non so se le puoi mettere da schermo in qualche modo allora eh, dammi un secondo non so chi ha messo ora non so se la posso vedere da pc ma veramente Dammi tre di secondi livelli... ne sto prendendo una sì, sì, prendi quella che ti piace più eh ho preso la prima giusto per dare continuità poi vi andate a vedere i Visaur e eh. andatevi a vedere quelli seguitelo mi raccomando eh, io li ho scritti in privato ti risponde veramente gentile eh, seguite anche le sue storie perché che ah, ha fatto no, attira... aspetta no niente non posso Stigato. aspetta che attira... provo attira... a fare un altro tre. veramente dei lavori mi ricordo anche Rattata era pazzesco Squirtle roba della luna, della luna quindi purtroppo non ne potrò parlare in live ma ci ho tenuto a dedicargli un mini spazio perché mi piace molto come artista lui come mi piace di quelli nuovi Shibuzo e... Fatto, Questo è Bombasau. Quanto è bello, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Le illustrazioni belle, o sì, non le ho viste da nessuno. No, ma è, eh, è atomico! È atomico. Cioè, ti senti catapultato davanti a questa cassetta, riesci a sentire il sole sulla pelle? La luce negli occhi, quel. Quell'atmosfera io, io gli devo chiari. chiedere il permesso perché mi voglio fare dei quadretti in camera con Vulvasauri, Ivysaur, Venusaur, anche se li devo dare qualcosa, ma li voglio. Non penso li possa dare perché c'è il contratto, quello dei Pokémon Company gli è vietato per contratto fare illustrazioni a per... pagamento. In teoria, a pagamento è uguale, non posso a meno che non siano come la vita dei freelance e allora... Eh, non so vabbè. se è un freelance, perché in teoria, secondo lo stesso ragionamento, non dovrebbe poterlo fare anche su Instagram, perché lui ci monetizza. Lui ci monetizza, sì, effettivamente. Quindi in teoria o è un freelance oppure ha dei permessi. Ci sta. Dei quadretti così, sì. Solo un che mi, dispi livello. mi dispiacerebbe proprio, tipo, fare lo screen, ritagliarlo, aggiustarmela eh, io la cosa, senza chiedere il permesso. No, io guarda lo ammetto, l'ho fatto di Charmander per, me, per fare la, il blocco schermo del telefono. Vabbè, ma quello penso ci stia. Alla fine, non stai togliendo del. Cioè... È assurdo. Io, io adesso l'ho non... fatto per farlo vedere a voi, per esempio, Provencele. Ah, beh, Certo, e gli sta facendo pubblicità. Minchia. E li... Aspettate perché ora i prossimi saranno appunto la linea evolutiva di Charmander... Charmander è un qualcosa di fotonico. Ma quanto è bello Bulbasaur! Eh, cioè. Belli belli, 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 Ti viene voglia di accarezzare. Sì. Già di base mi piace Bulbasaur. Cioè io oh, sto io vedendo so. anche i Ivisaur e Venusaur, e sono belli. Venusaur è anche ispirato a una cosa che effettivamente conosco. Perché ah. Venusaur è un rospo alla fine e ci sono le statue dei rospi i sassi messi in quelle posizioni su quei sì, tipi di sassi è vero è un grande non lo so io riesco a percepire anche i profumi da questa foto qui no? che mi riporta <ride> nella mente dei profumi che associo a quello è che la... è vero. la classica cosa eh, tipo non puoi sentire le immagini l'immagine l'immagine questo esatto. qui la senti con tutti e cinque. Okay si potrebbe fare anche un format mio e tuo in futuro dove andiamo a vedere i disegni di Pokémon fatti da alcune persone su Instagram e altri siti e li commentiamo. Ah, Lo sì, sparo sì. così è molto precoce. Come stiamo facendo adesso alla fine? Ci si, si cercano prima e si tira fuori qualcosa almeno si fa un po' di pubblicità degli artisti. Esatto, quelli che magari lo meritano di più, magari quelli un po' più sconosciuti. Eh sì, sì, tipo, io conosco che nonostante sia un illustratore di Pokémon, dubito che tanti lo conoscono. Perché? Perché ha illustrato Comunazze, che nessuno si incula il giorno sì, dopo... 30K e... 30 follower ma penso più perché prova a disegnare che perché ha illustrato Pokémon. Sì, penso proprio di sì. Eh, quindi ho fatto anche un fumetto, mi sa. Ha fatto pure un fumetto? Mm, mi sa più di uno. Bo? Ma c'è anche la Tanaka, c'è anche la tua amica Tanaka su Instagram. Dun, dun, dun. Devo eh, cercare. Sì. C'è. Um... Vabbè, aspetta, si fa, si fa. Eccola, ma no, lei pubblica poco. C'ha cioè 229 folder. Pochissimo. Però io gli ho scritto anche lei, mi ha risposto. Tanakami... Non puoi non seguire il tuo idolo, cioè. No, no. Uh, <ride> boh. E lei fa tutt'altro. Ah, no. Seguivo di... già. Eh, Adesso allora te l'avevo già detto. Eh sì, lei... molto probabile. Lei fa tutt'altro tipo di illustrazione, ma proprio nel suo stile, Gans. Mi piace vedere gli artisti che siamo abituati a vedere in pokémon eh, sotto sì, una coscienza molto diseg... tipo mh, come posso dire uh, grafica molto più un grafico che un disegnatore secondo me perché sì, dal ma... suo stile di disegno è il minimal sì. che ti serve per fare i loghi quel tipo di, di disegno lì quelli minimal ah, okay. per le grafiche che ti servono per uh, anche sponsorship grandi, però sempre grafiche. Cioè, io lo vedo per quello, ad cioè la vedo per quella adatta. Io non solo, lo vedo come Polibri, un disegno messaggistico per bambini, anche io come disegno messaggistico. C'è cioè uno stile così semplice e pulito. Vedi comunque che esce. <ride> Escono le live <ride> di questo tipo. Noi ancora abbiamo visto dei card. <ride> Abbiamo visto tre kite, vabbè, eh. Dai, andiamo. No, veramente lo facciamo, lo facciamo il format. Eh? Cioè, si fa? Sì, sì, va kite abbiamo visto. Ah, quattro, giusto, oh. eh, non avevo contato ariama perché eh. per me l'avevo già vista. Ah, questo è molto bello ma in generale sotto la linea. Loro, quanto incazzato. Bello. Lui è il Kaioken, però, lui è il Kaioken. No, ah, c'ha cioè Laura Rossa. Ricordo che la linea evolutiva di Wismur è stata utilizzata come promo per i vari National Tournament, cioè non national, per i vari Tournament. Beh, ci Quindi eh, lui era per la regione, il Regional, sì. mi pare. Sì, sì, mentre sì. Wismur per la città e l'altro per la nazione. Comunque, è, hanno scelto una linea evolutiva che spacca. No, è disegnata pazzesco, così è bellissima. Veramente belli Forse a livello di linea evolutiva è la meglio gestita per questo mm. Pokémon. Vabbè, giustamente Dico... se lo dovevano giocare per, uh, per il National, quindi hanno, sì, hanno fatto bene. è Inutile dire che quello del National c'ha il bollino, è in inglese perché è una esclusiva in inglese e ha il bollino sull'artwork del City National Championship. o Legge Vabbè, in base poi a quali quale tornei partecipato pure questa c'ho cioè, da mazzo suppongo sì è il mazzo di acqua mm -hmm. sempre con questo qui la Nishida ha buttato giù un alone dorato però ci questo, sta. questo si fa e lo faccio io su, su premiere quando non volete aggiustare le cose metto la roba sopra <ride> Bene, non ho voglia di fare dettagli qui, aspetta e ci penso io. Aspetta. Allora, qui tiriamo fuori sia Minum che, che Blusle. Bello Blusle. <ride> Bello Minum. Questi qui sono in due contesti totalmente differenti, ma molto fighi. Oddio, è lo stesso stadio? No? In due aree diverse? No. No, no, montagna... tipo... Scusami, è, lì sotto non ci sono gli spettatori come stanno nell'altro? Sì, e sembrano in due aree diverse. Nei, nelle lotte Pokémon, nei vecchi anni, nel vecchio anime, c'erano i terreni che cambiavano. Specialmente in, uh, in Smeraldo lo facevano. Spuntavano ah, i sassi. Sì. le cose, cambiava il territorio. Allora ci sta sia Penso sia la stessa lotta. È, si chiama Ex, Ex Bello, bella Questa doppia illustrazione di Kimura veramente interessante. Un po' secondo me piattino il Pokémon perché non ha tante ombre. Cioè, infatti io stavo guardando solo lo sfondo. Lo sfondo è bellissimo. E non ha ombre il Pokémon. Meno bello è sicuramente il Nine Tails. Comunque, l'hai visto Thriller Bark? Lo sai perché non hanno le ombre? <ride> eh, quello può essere un problema. Minchia Decisamente, anche perché insomma. Esce uno spiraglio Usc di luce. Si muove eh, esatto. Uscire di casa di questi tempi può essere problematico. L'inverno te la puoi gestire un po', dai. Non è brutto, no? Insomma, non è che mi ha mai ispirato molto quest'altro. Che di la verità? ma sa proprio di Volpe, <ride> cioè. Non sembra un Nine tails a parte per le eh. code. Sembra proprio una volpe di quelle. Non mi viene il nome, quelle giappe. Ah ho capito, quelle spiritiche. Sì, sembra quello. Mm. Cioè tu immaginatelo blu fatto. Sì, sì. sì. Cioè fosse stato a lola così io avrei dato 10 su 10. Eh, cavolo, bello. Bello quello lì. Tra l'altro mi piace anche di più. Mm. È uno di quelli usciti meglio, secondo mm. me. Sì. Molto bello, Vulpix lui Maruak Mar ci sta Mar secondo me Mar <ride> lui mi ha sempre fatto ridere perché è uno stomaco <ride> io non so quelle zampette sono uguali alla bocca cioè la, la, la bocca sono le zampette le zampette sono la bocca comunque lui mi ha sempre no. fatto bestemmiare Smeraldo ogni volta che lo beccavo contro quando era contro, era praticamente immortale. Lo avevi te. Non niente, e lo one-shottavano, io questa cosa non l'ho mai capito. Io avevo Sepile. Te probabilmente avevi con Basket, sì. e quindi da questo piavamo il cavolo, perché due attaccanti fisici e lui difensore fisico. È eh, quello. <ride> eh, ciao come Claydol. Io ho sempre avuto. No, La io Claidol lo unavo perché vabbè eh vabbè non vale <ride> hai scelto lo starter sbagliato eh, eh effettivamente no ma su Rubino in terza cena li ho scelti tutti e tre perché l'ho girato così tante volte che bene o male Bello. ho avuto modo di provarli su mentre su of non è male poi tra l'altro è reverse si gode doppio bello con l'ala che si, si, si annusa la Io stavo pensando: si sta controllando il piumaggio o sta dicendo seguitemi tu? Si annusa la scella. Può essere, non ci avevo pensato. Ci sta eh, dopo un volo di 10 ore, ha fatto, ma puzzo. Beh, no, perfetto, oh... Rabbi. No, no, avevo sentito dei rumori. Non volevo rifare la scena di Ciccio Game. <ride> vuoi mai controllare, se vuoi? No, è il camioncino che porta via la plastica da fuori. Ma Quelli per lì, li... c'erano dei rumori Sono che... mm. <ride> Saluto a Ciccio. <ride> Grande Ciccio, io quella video lì lo vi un monte di volte. Io l'ho visto Fantastico. una volta sola. No, te l'ho. No, Però non ho mai capito se so. ce l'aveva effettivamente i ladri in casa. Mi sa di sì. quella non lo so. Maglio. pure questa ce l'ho. Ah. Mm. Non c'erano Grinz. Mi sembra. E questa pro... è classico. La grinza è il Pokémon stesso. La Grinza e il Pokémon stesso. Tra l'altro, piccolo aneddoto: se persona X che ritiri un lotto di carte Pokémon di questi set, quindi set terza gen, questa carta la trovi sempre. Come trovi sempre gli amo, ma ne trovi anche 6-7, questi qui ci sono. Io ci scommetti che ti pare. Ma in qualunque lotto di qualunque persona che ritiri. Queste carte qui sono Stai dicendo che ce l'ho anche io E non so come l'ho avuto Ci sono Tutti ce l'hanno Non sei po collezionista Pokémon Apri un cassetto ce la trovi dentro Sì sì sì, <ride> sì. Anche mia mamma Se apri il cassetto del salotto ce Con i documenti ce l'ha <ride> E non gliel'ho messa io esatto. Perché ce l'ho il 15 E non so che cazzo farmene <ride> come segna libro? <ride> come segna libro? Ci, ci... Ci... No, non si può dire. No. invece eh. è tipo... Ultimamente mia madre entra in stanza, esce dalla stanza e dice Mi sono trovata questa in tasca, era una carta, era Shedinja. Ah, io che, che Poi, cazzo... Poi Shedinja non è molto di buona auspicio. Eh no, io cazzo ho Shedinja in tasca. E... E... Chi è fatto evolvere? No. Eh, magari l'avrei lasciato... No, aveva lasciato una Pokéball in tasca. Ah, e quindi dice un Giustamente. Uno nell'area aveva fatto evolvere il po', e quindi il Sheridan. Cacnea. Un po' sfavato dal mondo, eh. Non capisco. È un... Sta il posto. È un grandangolo. Sì, è un grandangolo, si vede perché il mare è così, a U. È molto in grand'angolo dietro, un super grand'angolo però il dietro è in grand'angolo, lui no, no no, no, no. Perché è davanti? È già una palla, lui eh, appunto. Eh, ma il braccio doveva essere più storto perché in realtà doveva essere dritto. Quindi, se tu mi metti così, il braccio è dritto e te mi pieghi, deve piegarsi anche l'altro, mm. eh non lo so ha ne... dato una crina pazzesca per terra ha piegato il pianeta oppure non me lo spiego tipo barba bianca si, che spazio dato... fa il pugno riesce la cosa bianca intorno e tira una craniata c'è una crina per terra ma... bene, si, bene. si piega il terreno spacca tutto dodo -do. chiaramente sempre di così cima sempre eh. bellissimo anche questo è sparato. Ah, quello, quello lì incazzato. L'altro. Dove stiamo andando? Sparato nel metaverso. Cioè, veramente c'è una zampa davanti, l'altra. L'altra è così indietro: cioè, l'altra lagava è rimasta indietro. La Gava. Si. Sì, aveva 90.000 di pin <ride> è rimasta là. Poi quando refrescia, ritorna attaccato. Ovviamente, Reverse. perché qui è giusto. Flexare là. Bene, andiamo. Anche queste qui sono carte che sono sicuro che avete visto e rivisto migliaia di volte. <ride> Sto guardando quel Vibas quale delle due? <ride> Secondo te, quello che ah. mi sta guardando a mia volta. Ah, che cazzo di provincia, Giovannino Daska, mini Giovannone Bellino lui però Niente di che Niente di che chieta Nella sì, sì. norma Un po' di doppi poco Quell'arbitra è in tipus Quell'arbitra è in tipus È in tipus Sta assertando la dominance Ah ecco È in tipus è bello, sempre con i fulminazzi. cioè fulminazzi con il cielo tempestoso pulito, pulito direi e bello, sì, bel lavoro promosso? sì, sì, otto e, dai, 8 e mezzo. mezzo perché vedo dell'impegno è intelligente ma non si applica io volta scorsa non mi ricordo perché carta lo dissi. Ti ho fatto ah, questo è il classico cioè... esempio disimpegna è tantissimo, vero. ma è stupido. È vero, è vero. Non mi ricordo perché l'ho detto. Questa no, non mi è piaciuta. No, uh, allora, questo è un potenziale, ma è fatta di merda. è Un alieno? Sì, vabbè, Deoxys. Ah, è, de è Deoxys? Eh? Sì, sì, è la nuova forma. Forma. Forma Bo si chiama okay. Forma Bo. Boh. Ok. E tanto so che tu vuoi, vai il FIBAS? No. <ride> mi si può saltare, quel FIBAS. Vorrei perché? dormire stanotte anche se ho da montare il computer. Guardala. Ma che cosa hai? Cioè, lo stanno trascinando lì. Uh! <ride> no, sembra che che stia ispirando l'ultimo respiro cosa ha cosa sto cosa che problemi ha come, no, fa, come fa sto coso a diventare melodico non, non me ne so mai capacità non lo diventa no, lui non lo diventa questo no questo, questo no lo no, io è un fibus tipo bimbo speciale ok ce la fa ha dei problemi con il un po cioè, ci, eh oh. ci, ci, ci sono dei Fibas in questi problemi. Eh, <ride> Dai, io no. Ma te lo metti nell'acquario? Muore affogato. <ride> È tipo Cosmo che si era dimenticato. Come si respirava. Con il fibas. No, <ride> oh, Guarda. Bullizziamo in amicizia Fibas. Dissociandosi ovviamente. Sì, vabbè, si scherza. Poi è una, un essere fittizio. Questo è molto grazie. Eh, infatti, io stavo aspettando almeno un compenso. Lui è, mm, è un'esca o non è un'esca? Non mi eh. sembra un vermetto, è a forma di Pokéball non è un'esca, e si brucia, non... perché dovrebbe usare come esca una Pokéball? Infatti, nell'anime no. all'inizio usavano il verme. Solo che eh. all'inizio nell'anime il punto era che il verme esisteva. Poi hanno tolto gli animali. Che fai? Ci vuoi attaccare un caterpillar all'amo per i <ride> pesci? Mm. Eh, qui che fai? Ci metti un ceppo, non so, un qualcosa, del, del cibo Pokémon. ci puoi mettere. Ma è come andare a pescare con un coltello per sfilettare il pesce, no? <ride> sì, cioè, gli giri direttamente la bolla in testa, fai prima. E gli tiene una pentola, no, una padella. Com È come se tu prendi il coltello per spilettare il pesce, ce lo leghi all'amo e lo butti in acqua. Eh, esatto. come pescare col coltello. si sì, ma io pescare col coltello mi immaginavo il tizio che col coltello tira la pendente nell'acqua no, che si no. fa... No, come esca gara da pesca. Anche con la pentola, come esca? <ride> col giallo olio Dentro <ride> Con certi suggerimenti fumorini, la segue. Vieni, Wilke. Vi che... Il piatto è più Che senso ha pescare con una Pokeball? Boh, vabbè. I vabbè. misteri... Non no, so, lo se no wingul. un secondo me peschi più in fretta. Mandi lui. Ah, sì. Wingull, Pelipper, Vai. Un bel Gulpin. Con la bocca a papera Shin-chan. Prima cosa che ho pensato quando l'ho visto. Ma quanto ti sembra morbido questo gulpin? In una scala da 1 a 10, cuscino. Che non so cuscino. bene dove si identifica in una scala da 1 a 10, però cuscino. Probabilmente a 15. Esatto. Io vorrei avere un cuscino di questa forma qui. Io ce l'ho di vita la slime, così. Ah, bello. c'ho lo slime... Ora... Parliamoci chiaro, Simo. Siamo io e te. Eh, cuscino gulpin. non Sente nessuno. Questo Gulpin assomiglia solo a una cosa. Non si può dire, beh. Non si può dire. Ho detto tante cose io all'inizio, ma questa non si può dire. Però assomiglia. È comunque uno stomaco. Quindi. Sì, Gulpin è uno stomaco. Ah, Gulpin, ah, ok. No, no, Gulpin no, 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 è comunque uno stomaco. Quindi... Ah, sta beh. che abbia quella forma, vero? Vero? Sì. sì. Esatto. Sì. Andiamo avanti. Uh... E c'è l'albita. Tipus. Lui si è dimenticato di aggiustare l'adset. <ride> si è glitchato, poi glida. Cioè, se tu Questo lo lasci andare, tutto. lui scivola con le braccia così. Ah, così? Sì, sì, sì. <ride> Immagino una pista di pattinaggio Ehi hey bro! Ehi hey bro! E guardate la mia tifa! Eh? Eh, no, oh, oh, eh? Oh, eh, eh? eh? Oh! Oh! si spacca la faccia, eh? Eh, brutto. Oh! 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 un po'. Live si può fare in tanti modi. Questo mm, effettivamente bisognerebbe premiare l'artista perché è riuscito a fare il peggiore. Ah, Dei sì. modi, eh? Cioè proprio ce n'erano tanti per farlo male e te hai scelto quello meglio. Mm, sì, Beh, è comunque un impegno. Mentre ci rifendiamo subito con questa Ah, che bello Soul Disc. E poi mi dicono che l'uomo mola 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 mola, mola non è allora, minchia, allora, allora, all è l'evoluzione per forza. Sì, è bello che nessuno dei due lo pronunciare. Ah, molado, non lo so. Quello lì, sì. cioè il cuore pesca cuore, più grande, sì. è l'evoluzione. Il paese l'evoluzione. Oh, sì. Sono due pesci, diciamo la ah. stessa forma, c'è cioè lo stesso typing. Non lo ammetteranno mai, ma è quel stanno nello stesso Dai. gruppo uovo non so se, in, se hanno due gruppi e se sono in tutti e due in entrambi ma probabilmente si sì. ma quita che fa vedere il pacco <clears throat> no questa è la hai presente i boss di dark souls che tutti quelli grossi hanno la culata e l'attacco alla... culata cioè, <ride> <l 'attacco ride> e l'attacco culata questo qui ti spiace il culo in faccia eh. e te muori. Si. Sì, e poi bestemmi from software. No, aspetta, non è da veramente, No. Quanto peso quanto... Ma Guida? Sopra gli 80 kg tranquillo. Possa? Sicuro? Poi controllo, controllo. No. Ma Guida? a 6 o 7. No, no, secondo me è sopra gli 80. Secondo me è su 10. Lei che alto, Ma Guida? Come alto? È alto Se è 20 centimetri Alto un metro e pesa 86 kg. E 4,4 4. Cosa? ci sono andato molto vicino. <ride> eh, Cazzo, io avevo detto un 90, metro, eh. Un metro e pesa quasi 90 kg. Eh, è un lottatore di sumo. Giusto. Sta eh. mai essere leggero? esatto. che veramente Andiamo con meditite che ti i ginocchiate all'aria. Questo ce l'ho. Questo è calcinvolo quando messi È per quello che ti fai male. Vero, giusto. Se colpisci l'aria e l'impatto ti fa male, ecco volante. Mica perché ti sfarani sul terreno. Tra l'altro, anche questa è una carta che trovi. Off. cioè. In ogni scatola c'è un meditito. Infatti, ce l'ho. <ride> Come questo Lion. E sai che quello forse non ce l'ho? Oh, io ne ho 75. E <ride> ne vuoi uno? No, no ma sì. È presente quelli che usano i noodles per aggiustare i tavoli. I Nudels. <ride> quello vivo. Il noodles è. Hanno un coefficiente <ride> di resistenza meccanica più alto di qualunque acciaio. Sì, si. Sì, Vengono saldati, limati, io non incollati. Ho, io non ho capito. Cioè, a questo punto usa il truciolato, che relativamente è relativamente fatto apposta. Questo è molto bello. Sì, ma c'è sempre la mia tecnica qui, quella: non voglio fare la cosa intorno, buttaci roba a caso. Copri. Sì. Tagliamo anche un po' il Pokémon. Già è piccino. Tagliamo lì il pennacchio. Tagliamo. Eh sì, no, non c'è voglia di disegnare. Tagli. Sei piccolino. Un super... Cioè, in realtà voleva fare un super zoom solo sul... sulla faccia. Solo che mm. hanno detto no, senti, è troppo. i <ride> giganti. Sì, 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 sì. Era un primo piano. Poi a Mudkip gli avrebbero dato l'Oscar. Quindi hanno detto. Mmm. Mm. No, De <ride> già il numero che gira. Ragazzi. Guarda quanto è dinamico questo numero. Lui ha Fan. all'acqua sì, fan. Si sì, rappresenta tipo su quei gusci di tartaruga Yuga sì. e te viaggi sì, sì. senza avere modo. Sì, di. Sì. È, è, questo è il lava fan, però lava fan. il lava fan, solo 4000 gradi. Non troverete temperature minori solo per gli amanti del caldo. Mietato di ingresso e gli Snorutorisnor. <ride> no, Entra, non c'è più anche E anche e Vanillis. E bobo Lizzano. Vabbè, Eschio può entrare, ma il cappello lo deve lasciare fuori, Eschio. Aspetta, che minchia. È quello di spada e Scudo che ha la testa a blocco di ghiaccio. Il di ah, è schifo. L'idea era carina ma è proprio brutto. volevano fare un altro Mimikyo okay, che era uscito bene, però è uscito di merda. L'avevo cancellato dalla mia mente. Come ovviamente... e, e ti dico che um, uh, Susano caga sul tappeto a Maderasso, ti ricordo del gattino, ti ricordi Pokémon di merda. Grazie, <ride> ho, fatto, sì. ho fatto anche delle cose buone. <ride> Grazie, sì, il valore aggiunto è sicuramente altissimo. Cioè... Altissimo sì, sì, sì. il pop di Numel Questo è bellino. Questo mi piace, Meko. Questo è veramente. Questo è andato dalla gang degli Oddici. Prima, <ride> la gang del Bell's <ride> Questo è come vedi sotto acidi. sottoacidi, <ride> vedete? Si ingrandiscono le immagini, inizio un po' a non capire le dimensioni delle cose Guarda, separati dalla nascita <ride> esatto con la frangetta poi con la frangettina un tocco di classe <ride> no c'è cioè Uguali. capire chi mangia chi mangia chi mangia no io che <ride> fa sta dicendo uuuu <UV. ride> uh il gallese cinese no il petardo cinese il gallese era oddio il gallese no. era sempre un drago È il meme del pet... diego uh il petardo cinese uh il petardo uh, cinese, il petardo cinese. <ride> io sempre lo dico fantastico il gallese oh. c'era anche tra i draghi il gallese rosso mi ricordo eh, okay. dovrei andarmi a rivedere il film o leggere il libro Sempre dall'artista di Larvitar, un bellissimo Pishu. Vedi, questa volta non l'ho fatto in t quindi è meglio. No. Guardate, è bello. Però c'ha Poi... una manina là che... Puoi notare la verrezza. E più che altro notare l'uguaglianza con... Non vedevo l'ora di farvelo vedere. Non posso dire quello che ho pensato. proprio quella in realtà ha fatto la foto cioè ha usato questo è andato a casa di Robby ha scattato la foto al pupazzetto e poi l'ha usato come carta dimmi te se non è uguale tra l'altro non mi si vede ma c'è anche la zampina rialzata oddio c'è la testa che rodea si sì, è quello con la molla e questo va preso in auto <ride> cioè va... ditemi se non è uguale sì è lui Eh, <ride> Perché palesemente... io uh, da piccolino avevo un peluche di Pokémon ed era un piccio. ah si? Sì? mia mm. madre ti prendo Pikachu, mia madre che torna a casa, ma questo è Pikachu? Oh. <ride> e io, va bene, uguale, mi piace lo stesso, me lo faccio piacere uguale, <ride> no, vabbè, mi piaceva Pichu. <ride> c'è rimasta più male lei che io? Per le mamme, tutti i Pokémon sono Pikachu? <ride> Uh, la mia madre Sette lo conosci, no, ma è capace. Vabbè, palle, eh, ma anche la mia poverina le tocca, tocca sopportarmi quindi qualche Pokémon l'ha imparato. Eh, sì. Ma mi immagino tua mamma, che vada dai tizio che li vende, mi, mio figlio vorrebbe un po' di pikachu vorrei un, comprare un pupazzo di pikachu cazzo è caduto, ho fatto paura. Yeah, Boia, no, no. Mi dispiace. No, ho preso mezzo infatti, <ride> no. signor Genio Twitch. I... Causa di forza no, maggiore? Sì, sì. No. Ho rischiato 15 anni di vita. Eh. <ride> Quelli contano. Va no. bene, e ovviamente mi riferisco sempre solo al cantante, ma eh, che volevo dire. Ah, ecco l'edicolante stronzo. Ci aveva 15.000 pupazzi di Fischio. Che non riusciva a venderli. Eh, esatto. Sai che era di filo, Poverina. Va bene, e, e a questo punto possiamo. Oddio, si è sdoppiato un Come si è sdoppiato un ibosca? Eh, eh soft. Se... No, che cazzo. Cazzo ha... è un ibosca. Allo stesso posto. E e scrivono anche come la, la stessa cliente insieme. Uh, ora sono ancora più. Già, Maiko mi confonde con tutti i suoi cazzo di nick. Genha 700 Stoging Asop nella stessa stanza sì, esatto. Se poi <ride> mi scrive contemporaneamente con due nick. Penso siano davvero due persone differenti, Maiko. No, non ci fai gli scherzi. Che carino. Sto Pikachu, però c'ha la faccia <ride> un po' però dai, ci sta. Cioè non è brutto. L'importante è che non lo disegni a vita. L'importante è che non lo guardi fisso negli occhi. <ride> no, Altrimenti no, ti, dai, ti ruba è... l'anima. Ci sta, fa un elettropalala. la, pica, sì, la ma sfera. non ho capito che sarebbe elettropalala come è. Sì. La pica, pica la sfera. È la sfera di Jess. <ride> la pica sfera. Già, Giusto, Saluto a Jess, che segue sempre. Ciao Jesse, Che non ci segue sempre. Dissing, <ride> io mi faccio così, dissing. Ah, alzo il pugno al cielo a caso anche perché non me lo posso permettere. Se no, Jess mi gonfia. Ciao Jesse, non ci ha mai seguito. Ti vogliamo ah. bene, uguale. <ride> un po', un po'. Un po'. po'. <ride> mi sei andata la voce, eh, eh, sì. Questa sta sbadigliando. Vabbè, un Ralz. Cosa vuoi che faccia? Ah, giust giustamente. E' tipo Abra. Il Pokémon psico di prima generazione. Così citiamo un po' di gente a casa. Oh. <ride> Ottimo. Poi Ogni tanto bisogna citarlo, Bob. Sì, sì, Bob. Fa sempre bene citarlo. Anche lui grazie, Bob, di seguirci sempre. Almeno le pensieri. ma io sto nel giusto. gruppo dei critori. ogni tanto ci iscriviamo è giusto Vabbè. io Faccio questa non, dire... ce non ce l'ho non ce l'hai? non ce l'ho ora apro l'armadio e me ne spawnano tre <ride> perché N ho detto che Mario... non ce l'ho cioè, nel tuo armadio il capace ti spawn anche un lion vero eh, da è molto probabile <ride> cioè, eh... no tu, tu non hai idea io prima o poi devo venire a casa tua e rufolar nell'armadio va bene ti ospito Robby mi ospiti, dormo nell'armadio <ride> ci entri io da piccolo entri. mi ci nascondevo. Eh, vabbè allora ci e sto lì e voglio vedere che c'è di tutto oh, oppure facciamo una base segreta dedicata al tuo armadio minchia devo settare le cose, le luci è un casino tiri fuori tutto, cioè lo vuoti con là dentro c'è fishook il peluche di piscio che ti ho detto prima. Sì. sì è lì. Ogni tanto Finiamo. lo vedo. O anche Finiamola. tipo il... Um, il monopoli di One Piece. Bell. Così, giusto per. Me l'hanno regalato per un compleanno, sta là. Io propongo di finire la serie della base segreta con il tuo emadio. Ok, non finiremo mai. No. Sono 5 episodi di base segreta in armadio. No. episodi sono per l'armadio ci come dobbiamo prendere una questo. settimana facciamo sette giorni di live consecutivi ah anche quanto è bello una 24 ore sul tuo armadio sì ma io muro. <ride> questo è bello però quanto è incazzato è, è veramente sfavato da morire io sai che da piccolo non l'avevo mai pronunciato il suo nome perché ho detto lo sbaglio. Qualsiasi modo lo pronuncio, lo sbaglio. Shroomish. non l'avevo mai pronunciato. Colui che non può essere nominato. Ma ah, perché, cioè, tu pensa a me, bimbo, che ti vedi il nome di Shroomish? Come lo che pronunci? Come? Cioè, tu sei chi? E tu sei chi? Esatto. <ride> La leggenda nera che nell'armadio di Simo c'è nascosto il 7 Jamboree. No, e in realtà c'è il One Piece. Nel mio armadio One Piece. c'è il One Piece Penso... e nel One Piece, che è un forziere, c'è il 7 Jamboree. Ah, ok, giusto. Già i, i il One, One piece, è piece e il 7 Jamboree. Pokemon, esatto, io voglio il Jamboree. Lo esigo. Da quanto è brutto quel torch. Ce l'ho ed è orribile. È un po' deforme, sì. <ride> Però è super speedato. Ecco Snorunt, il mio Pokémon guida. Nella vita, dici? Non era... Sì, nella vita. Perché io sono come Snorunt. Ti metti un cappotto. Mm, sì, ho sempre freddo. È vero. Hai, hai ragione. Oh, siamo, siamo arrivati anche... Siamo arrivati a una delle carte più belle del set, Rico. Oh. No, <ride> Ah, ok, scusa. Questo Spoink che mi è sempre piaciuto veramente tanto. Bello! Forse questa questo ce l'avevo, l'ho visto. Esatto. Perché poi mi questo era un periodo più. che giocavo anche un po' al gioco di carte con gli amici. Ah, Quindi parecchie carte tipo... Ah, questa l'ho vista. Eh, quello sì, immagino. veramente, <ride> Le chiavi <ride> del furgoncino furgoncino d'aranciopoli, sta nel mio audio. <ride> furgoncino di rosso. Veramente <ride> è della meno. e nonostante ciò mi piace mi piace veramente tanto. È la cosa dinamica, l'ambientazione, l'effetto del reverse, no, è che con l'effetto del reverse sembra che balla la disco, so che... <ride> È vero una bella mossa disco anni 70 <ride> perché c'ha pure la strobosfera in testa praticamente lui non ha bisogno della disco è, lui la disco è lui la disco che se non sbaglio lui se smette di rimbalzare muove, muore no? si gli e si quindi... ferma il cuore quindi bene è bene che eh. ci sono delle animazioni in non mi ricordo quale gioco di Pokémon dove lui quando viene sconfitto si accascia a terra ah. cioè tu se lo sconfiggi e ah. lo mandi KO lui muore Cosa non volevo. C'era i peri che girano una un pizza. pizza. Cazzo, questo sono ce l'ho sicuro. È tipo Bellami <ride> proiettato in avanti. Già <ride> yeah, è, è tipo Io mi è chiamato Bellami. ma insomma, ah, è bella. Bellissimo, tipo... e lui è bellami. <ride> Bell'attacco come si chiamano Spring qualcosa. Eh, spring, è tutto Spring. Poi Spring, okay. poi metti il nome delle mosse di Luffy. le okay. copia, più o meno. Sì, Spring Gun, Spring, quelle minchie. Spring Bazooka. Eh, spring Bazooka. Le <ride> oh. di Luffy, metti i nomi delle armi. Come prima l'evoluzione di lupi nel nuovo mondo metti i nomi degli animali. Io lo vedo un downgrade. <ride> cioè... Anche secondo me. No, vabbè, lasciamo stare. Devo essere le. al contrario. Quanto è bello questo Swablu. Questo è figo. Sì. ci vuole una Bene. gigantografia da mettere sul soffitto. Intera dove in soffitto. Sì, sì, ci sì, metto sì. la luce nell'angolo in alto a destra. Così quando si accende si illumina, oppure? Sai che è bello questo? Uno di quei quadri fatti col vetro, cioè? quelli che sono vetro con tutto il disegno. Che quando lo accendi, si vede il disegno effettivo. Che sono ah, vetro su vetro figo. su vetro su vetro, bello, mm. ci sta. si può fare. Non è troppo difficile il disegno, secondo me. No, il disegno no, difficile le luci e le ombre dietro delle nuvole, oh. quelle sì, il Pokémon in sé no, però per bello è lo sfondo. Qui che pesta, neanche poco, Taylo Taylo. Io, io lui ce l'avevo alla... in team. Tailo io, Taylor in team. ed è stato il primo Shiny trovato all'interno di una challenge. lui. Stavo facendo la solo Butterfree, che è la mia prima challenge. Mi giro verso Adriat e faccio... Mi ha aumentato la percentuale degli shiny? No, perché ho trovato tutti shiny? EFFETTO! Stavo livellando io. Se stai in mente a casa... Sì, sì, sì. Vabbè, non si butta via. No, non ho fatto preso. Questo... Boh, fa... Oh, ti puzza la scena. Ah! Eh, lui è il, il vecchio che grida tra le nuvole. Oppure è il furetto, la, quello che sta sulla montagna. Ah! Sì, 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 la ma è, motta. La ma è, motta, la ma è entro, morta, la morta. Non è un pure, E lui, quello de, delle cose, delle delle pasticche, come si chiama? L'egolia. Legolia. sì. Se mi sbaglio, sì, Dai, urla. Ah! e urla. Che poi fanno proprio così. O le capre che urlano, anche le capre. capre urlano un sacco. Là. Lui corre. Lui è velocità. Questo, questo è... è praticamente flash quando è nella forza della velocità. Ah, non okay. c'è il resto del mondo, c'è solo lui che corre. Che, effettivamente, dietro c'è questo spazio strano perché in realtà quello succede quando superi la velocità del suono e crei quella striscia bianca dietro perché l'aria si condensa e fa quella roba strana là che è l'impatto della guerra. Succede veramente quando supera la velocità del suono, però non penso che Torci cresca andare più veloce del suono. Mm, non credo. No. Se la Dioxys forma velocità, ci si potrebbe generare Ah sì. Quanti oh, doppio eh. team ha usato, Torci? Boostato 5 per <ride> Full speed 2-5-2 <ride> sì. in speed, 31 in vip proiettile <ride> con acceleratore <ride> intangibile da qualunque attacco. <ride> Però se inciampa, okay. muore. Eh no, se inciampa, muore. Il punto è la Pure senza casco. <ride> Lui è l'unico che ha bisogno del casco per camminare. Povero Tocic. Anche. Anche cose ho volto e dopo col casco, ce lo vedo bene. <ride> Dorme tutto un casco. Ah, vedi? Bello lui, laiato sull'albero. Non ci Questa voleva tanto farlo eh? bene, trigo. Che cazzo. Questa è bella bella. Eh, potevano fare così, la shiny, eh. eh? Invece, no, era merda. No, volevo di. Oh, no, dai, lui è molto vivo oh. col sole. La no, veramente. La shiny di Trico non no, è... No, era quella prima che era una merda, mi sa. So. Era il Trico prima della shiny che faceva cacare. Ah. Perché ne avevamo messi di trico. brutti, brutti, brutti. Eh sì, ma la... c'è brutto Shep Ex, terribile, ma Trico ghost non è brutto. Eh. Infatti sì. lo devo recuperare. Lo comprerò. M è uscito uno mid-played a 400. Buono. Il played dovrebbe essere sul good. Che secondo me è una condizione. No, da album è buona. Da album eh, tranquilla, buona, bella. Sì, su 400. Riuscito è uscito su... su prestige. Aspetterò di iniziare a lavorare, però. Per il momento. Mm. Il momento si guarda nel basso. Adesso si guarda e si piange ce l'ho da, da ce mazzo da mazzo per forza ce ne... anche di questi ce n'è poi nel mazzo ce n'erano 15 quindi te eh, ne ritrovi veramente anche di Vulpix ce l'ho Vulpix non lo so se è da mazzo mi sa di sì nel mazzo fuoco mi sa Vulpix boh ce ne ho tanti di sto Vulpix quindi ho avuto Sfiga no, e allora... ho trovato i 27 Ma... Può essere? Mazz. Chiaramente, le comuni nei mazzi ce sono sempre tante, e quindi dopo le carte sul mercato ce una marea in ogni collezione. 20 miliardi. Boh. Prima delle non lo so, sembra che sta per distruggere una Mac. Sì, è tipo Addio Tensing, no? E si fa esplodere. O tipo Vegeta. Sì, sta, è andante. Spoiler. Vabbè, spoiler di Dragon Ball. Spoiler di Dragon Ball di puntate di 25 anni fa. Appunto. Il manga è ancora più vecchio, quindi nessuno rompa le balle. Poi se le rompono. In amicizia. Sì, sì. Sempre. Sempre. <ride> sempre io. No. <ride> no. con la testa. Se guardate Dragon Ball... Se non Vabbè. è il primo. Il primo è bello. Ma anche Zetal mi è piaciuto. Mm. Fino a Cell poi. Mm. Bene, possiamo andare avanti. Meglio di... Meglio di non di Sì. Quindi... No. Bene, bene, bene i Pokémon sono lì ora c'è un po' di trainer ma bene o male sono sempre le stesse, vi faccio vedere la bacca lancia perché ce l'avevesse, perché è molto bello flexino oh, dove è rosso? flexino della bacca lancia La. Là. là appesa all'albero proprio messa lì tra l'altro oh, sì. sono i colori giusti dell'albero che sta nel gioco, sì? Mm -hmm. Mi ricordavo il blu. Sì, il blu sul rosso. Bandai, eh. quello, sì, ma non mi ricordavo assolutamente il nessuno si ricorda mai i cespugli da cui escono le bacche No, no. cespuglio che non me lo ricordavo. È il rosso, eh. sì. se non è il rosso me lo ricordo rosso e noi ci finiamo poi oh, vi faccio vedere il progetto del signor Petri per dare un po' di valore bella questa l'hanno ristampata st 27.000 volte ben. eh sì perché è veramente bella guarda allora, Rai sulla che non ha capito niente della vita sta dicendo che stiamo facendo qua dice ma cioè, lo si lo mangia? Io... sono un po' <ride> <Cazzo vuole>? <ride> esatto <ride> Il signor Pesce, Ora vediamo. un po' Le altre va Non so niente. Si saltano. Oh, Questa è molto bellina. Pesce. L Addestramento di Lino. Saluto a mio padre che ci segue sempre. Si chiama Lino. Babbo. Sì. No, ciao Lino. Sì. Fantastico. si chiama Pasquale e tutti lo chiamano Lino perché, perché Pasqualino Lino ah, eh. con molta fantasia eh, al sud funziona così perché da Pasquale a Lino eh, tu, boh. tutti Pasquale si fanno chiamare Lino ma scherzi davvero o, o Lino o Pasqui però Pasqui è, mm, è quindi Lino Okay. Quindi lui è il capo palestra roccia di X e Y perfetto. Bene, Pasquale allino, è fantastico. Sarà che qui non ho boh, mai sentito uno che si chiami Pasquale. È un nome molto del sud, suppongo, e quindi non ho avuto modo di, di conoscere nessuno. Quindi non ho sentito mai chiamare nessuno. Mm. Ah, da noi si usa così. Faccio vedere l'energia buio che tra l'altro. Dov'è l'acciaio che è sempre più dura? Eccola Non so se sentite la durezza, eh sì, mi sento un certo peso specifico sulla <ride> testa. Però, la bellezza delle energie reverse. Ma che video a fare? hanno un valore aggiunto incredibile l'energia reversa perché almeno metti qualcosa in sfondo. questi sono pazzeschi sono eh. belli sì. io ho solo questa se volete regalare gli altri a Robby, mi mettete d'accordo su mi Instagram basta la metal che è sempre più dura, però quella te la devono spedire con il pacco rinforzato acciaio eh sì se no spawn. con sopra la scritta tipo metallo Tipo metallo sempre Don. più duro, proprio forgiato. Shhh. Tagliato al laser addirittura. E beh, oh. Vabbè. Bon. Iniziamo con le ex. No, non lo fai, Nicola. Oba... No. Ciccioso. No, non lo voglio vedere. A... non la voglio vedere tale. paura. <ride> ah, no, la... che altare è bello. Ho visto Raich. No, vabbè, dai un non si guarda. E ho detto, no, ti prego, l'altra volta. Ah, è, bello. È, bello. Ci mm. è Ci sta. ci sta, però. Cacturne che ho sbustato personalmente. Cactune l'ho sbustata proprio io. Me lo ricordo ancora. È il mio Cacturne. che c'è scritto quando strofini è... Trofini forte porte gli occhi e vedi le lucine. <ride> le... le energie. <ride> Poi quando fai uno sforzo e vedi i pallini rossi, e lì uguale. Ma sai questa cosa non mi è mai successa? Come quando dicono, eh, quando arrivi a una certa età ti alzi e vedi bianco un attimo. No, ma si vede, non è la pressione bassa. No, la mia pressione è perfetta. Eh, invece... Dono il sangue. Ah, perfetto. No, io ho, ho la pressione bassa, infatti mi succede... Ah, ok. Cioè. mia madre, non ti alzare in fretta, io salto dal letto. Bene. E sta a posto. Ancora l'età me lo consente. Uh, puoi aggiungere la scritta Dark a fianco a X. Dai, questo no, è... C è, c è. C è. Palesemente sì, Dark è sì. cacchio un ex. Sì, sì, sì. Questo aggiungiamo. maledetto. Tu fai come cioè. si faceva l'elementari, le che si faceva la cosa della vignetta e scrivi sopra Dark. Sì. Sì, esatto. Lo Così sai so. che va là. Io sarà che l'ho trovata io nel pacchetto, mi ricordo ancora l'emozione, eh, però la adoro. Io so solo che, che non ci dormirò stanotte. Mi sa che i sogni non saranno tranquilli. Vabbè, ah, stanotte mm -hmm. non si dorme se si finisce di montare il computer. Poi si gioca il The Ring. Anche. Si finisce di montare ah. il computer su cui puoi giocare il The Ring. Oppure lo monti giocando al The Ring dal smartphone. <ride> Come si fa? Metto la divisione no. schermo Senti, Simo, se hanno fatto uscire Dark Souls per Switch penso tu possa giocare anche a The Ring da smartphone ti giuro oh, volendo potrei condividermi lo schermo sul telefono e giocare col controller però non mi sembra che è tipo uno pensa. share pensa a chi gioca a Rocket League su Switch senza il pad Pro. Eh. pensa che c'è gente che gioca a Smash su Switch con il pad oh, normale Anime Madonna. pie sono eh, toccatissimo. vadi che devo mettere, mi dica. Non lo so. Perfetto. <ride> eh, quella con la lettera alfabetica che è per prima. È in ordine alfabetico? Sì. Vabbè, allora me la manda in ordine, mi sa. So. C'è Cameru. Eh, sì. La. Rupto... La. È un po' sfiaccato, eh. Faccare, via. Diciamo sì, ok. Anche no. Okay. Mentre è molto bello, Deoxis. Sì. Le. E eh, vedi, lui? Anche lui, questa cosa bianca, e potremmo identificarla come il superamento della velocità del suono. Eh, anche se qui fosse tipo galassia, è molto probabile, però volevo fare la reference. Ma questa è quella velocità, si sì, 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 c'è la testa delle volte. Li confondo a parte quello di e attacco mi confondo. Eh, esatto. Perché esatto. il normale è pace, ha il braccio uno normale, l'altro no. quello attacco, cosa sì. mi sbaglio? C'ha più fruste quello a velocità ce n'ha una, Non ricordo quello difesa e quello si vede uno scenario. Molto Quindi i Bosca lag su sul PC. Figurati se lo condividi sul cellulare. Effettivamente, non hai tutti tolti. Eh sì, una cosa è poterlo fare, una cosa è riuscirci che non si Ma può no, spiegaci perché stai scrivendo da due account differenti secondo me c'è cioè... tipo il cellulare e il computer acceso e in base a dove si trova nella casa fa. Eh, ci stiamo ho bisogno di capire questa cosa io tiro lì le teorie Dusk. Dusk Questa è bellissima. ah Giovannone guarda che, che occhio eh sì che tra l'altro Forse è ma Federico. Uh -huh. Ha questa carta qui. Ah, sì, con uh, quella cosa sull'occhio. Il, il big dot olografico dentro l'occhio. Che è grande come l'occhio. Assurda. È l'unico caso in cui accetto che me la fai pagare di più. Sì, <ride> me la pago io di più, ma. Questa carta qui perché è molto bella perché l'hanno data in mano, non ai soliti illustratori dellex, quindi Ueda e Koike, ma l'ha fatta vita e quindi eh, ha mantenuto st lo stile delle ex, però ci ha messo la sua qualità. Comunque perché ci sta tenendo eh, fine cioè come finestra dimezzata nell'altro schermo e ah. quindi non può usare la chat. Però ci vedo. Ok, ok. Il mistero è svelato. Mannaggia, preferivo che te andavi in giro correndo per casa portando il cellulare. Preferivo Deve la mia stare... teoria. Sarebbe stata una bella scena. Medician? È come dire. Dark. Molto, anche lui è proprio uscito da Team Rocket TV Tunes. Secondo me hanno sbagliato a mettere qua. No, è, è il fatto è che Koi che li fa tutti io, sì, cioè è da ex Vibine Zaffiro che fa delle ex Dark Io quindi... immagino Koi che mi disegni Jigglypuff <ride> Jigglypuff Dark O oh, la sua amica Tanaka ha fatto Wigglytuff Dark per Vabbè Ma che c'entra? L'era costretta Te lo vorrei ricordare e, e poi era chiarissimo. Ah, oh, no, com'è bello! È lì sulla poltrona sbaccato a boss. E eh beh. Ora, regi o melodico? Melodico. Beh. Ci sta. Sì. Sembra che... Basta che lo fanno evolvere da quel feedback là e poi va tutto bene come oh, non lo vedi è palesemente l'evoluzione di quel Fivas Cioè, A meno che tra un non po' non stato... cade per terra sbava non penso <ride> ma non noti la somiglianza? in quello nell'immaginetta nell piccola forse ma neanche Cioè, la versione, più... la versione migliorata eh, ti chiudo gli occhi forse vedo la somiglianza uh, sì 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 buio uguale esatto eh sì. devi chiudere gli occhi mettendo entrambe le carte davanti e così vedi la somiglianza okay, be bella tecnica questa qui. eh si sì. laishu Pff. lo vogliamo vedere veramente? tocca farvelo vedere per completismo ma non eh no non serve secondo me non serve Guarda chi è l'artista, perché? Non dovete far fare Pikachu e Raichu a vita, mai, mai. Perché vai? Mai. <ride> no, a parte gli scherzi, non li sa fare. Sono gli unici Pokémon che non sa illustrare. Ma ne so accorto. a vita non sa fare di Pikachu e raichu ha perso il brand. E li... Mm. Non li ha mai imparati a disegnare i maschi. La prova lo disegna al contrario. Non so disegnare il caposaldo del brand. Oh, da chi se lo inculla Pikachu, dai, ne ha solo illustrato. Ma te non lo 45. puoi dire chi se lo inculla Pikachu. Fai vedere la maglia. Cos'è quello, mi sorella no se eh, è da cima sono figlioni e e niente no fate gli scherzi non... è dal set base che lo illustra e non ce e set base che lo illustra male non... no 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 no, no. no. vai fai vedere Ma piuttosto fatelo fare a Sugimori. mori No, eh, mi sacrifico, fatelo lo fasso che a quel punto. A me ci mette lo stoccone, ma un bello stock almeno. Giusto. Cristallino. Sì, si sta <ride> proprio emergendo come un blocco monolitico di cristallo. Marmoreo, glaciale. Molto marmoreo mi verrebbe voglia di farli toc toc sopra eh uh, sì e anche i difetti un po' la in faccia vabbè no. basta la precisione di bolle <ride> si spegne la botta di culo è eh beh, è oh. successo una volta non vedo perché non succedere due Dark Regio lui è un boss in <ride> sì sì no boss è di quei giochi Play 1 no, pure è un personaggio non sbloccato. Tutto. Non c'hai i colori. Dov'è dov che inizia? Dov'è che finisce? Non lo capisco. Li abbiamo finiti, e quindi chiudiamo. Tone, boh. abbiamo solo per fare i punti rossi. Ok, <ride> giro direttamente da Eternal. Si, sì. o Darkos. Qual è il gioco dei titani? Eh, Shadow of Colossus bello quel gioco tra l'altro si oh, si oh. si sì, qui sì, 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 sì. c'è della roba interessante Robby sì. Mi sa che te l'ho già chiesto il tuo reggi preferito, no? Il mio reggi preferito, compresi anche quelli nuovi ah compresi quelli nuovi le io e l'Eki anche io quello uscito meglio invece sono quelli vecchi questo idem questo è, è, è il Registilo Registilo, registilo. Bello. lui si sì che sì ha capito come essere duri minchia <ride> cioè, vuoi uno più duro di Registil? è fatto di metallo solo quello lui c'ha l'energia di metallo nei pugni. C'è i pugni nell'energia di metallo. I pugni nell'energia di metallo. Ah. Oh, l'energia un po' inglesi, un po' italiane. Da cosa si nota? C'è scritto energy anche in quelle italiane. Si nota dal bordo: sono per più gialle vedere. quelle inglesi. Dimmi quelle che vuoi vedere. Uh. Um, prendi per farne vedere due diverse. Prendi elettro e prendi erba, che sono diverse. Così vediamo la differenza. Erba perché la devo prendere a prescindere. Eh sì, uno ha il bordo giallo, l'altra bianco. Sì. Le nostre sono quelle e... col bordo giallo? No, le nostre sono quelle col bordo. Più chiaro, giallo chiaro, ok, molto belle. Strange. Mm -mm. Forse ci sono più le inglesi, però. Veramente il bordo finito. giallo più acceso e più carino. Mi ricorda Earth Gold. Ah, vabbè, cavolo, il bordo di Earth Gold è pazzesco. Ah, sì. Quante ne ho sbustate di Earth Gold? e solo Silver. Io invece le ho recuperate tutte voi. No, ma a me piacevano proprio io. E poi mi trovavo in Liguria e mi avevano dato i soldi per stare lì tutti a carte perché ero andato lì con mia zia ho fatto no ma che devi spendere i soldi tranquillo lo faccio io okay. e andavo all'edicola a comprare pacchi e pacchi di carte investimenti si 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 giusto e poi signori Forfetto. si finisce con la super rara la box stopper Perfetto. O lei che dovrebbe concludere un bel set, sai, Aspetta, ah, no, sbagliato. Saffet. Ma sì. è bello. No, no, bello è bello. C'è Però... tutto il gambo lui, non solo l'ultimo pezzo. Lui ce l'ha, tu l'ha proprio sbagliato da... Si è fatto... Da, grazie, a te, terreno. Un bel Farfetch, come vedete, fuori serie 107 e 106. Bello, bello. Però, ecco come box top: magari mi si era aspettato un Pokémon di Terza Gen. Ex esmeralda se mi ci metti, ba' un Requasa, ci sta. Ma anche taylor Basta che di terza. No, far patch. Fa, fa, fa. Signori! Ex Esmeraldo è finito. Beh, vi sia piaciuto? a Compiangiamolo. Molto, molto legato a Ex Esmeraldo, perché è un set che ho sbustato ovviamente tanto, e mi è sempre piaciuto molto. Anche un set che economicamente è forse il set ex più fattibile proprio perché non ha le ghost le ex non costano l'ira di dio non c'è chai è no, hai... set fattibile sì decisamente ci sono i reggi quindi se vi piacciono regi. sì ma i reggi un vagon tanto no no ho detto però se vi piacciono i reggi ah sì se vi piacciono i reggi ci sta Adeopsis. assolutamente l'ex che vale di più è quel bruttone di ragio perché è rai perché rai quindi voi fate pinta che non esiste. Passate avanti, a almeno tanto. Il set rimane bello uguale, anzi, anzi. anzi. <ride> evitiamo che perde punti. Prossima volta, prossima volta ci dedicheremo a Ex Forze Segrete. Un set pieno di sorprese. Tra l'altro, una piccola peculiarità molto grande, è una piccola peculiarità grande. C'è l'alfabeto. C'è l'alfabeto degli onnoun. La, e per la prima volta nel TCG, anzi nel GCC italiano, vedremo la carta dedicata a onnoun L ah. che compare qui per la prima volta. Ebbene, sì, è l'unico Pokémon che ancora non è stato introdotto. Ma va bene così? Va bene. E ci godiamo il set, quindi vi si aspetta il prossimo eh, giovedì alle 9. Non mancate. ovviamente. Sì, da chi si va? Si va dai nostri cari amici di Nerdando.com, che ogni tanto ci raidano. Quindi io sta. vi ringrazio tantissimo per la compagnia. Noi ci si becca settimana prossima, come ha detto Robit. E passate un buon fine settimana, ciao ragazzi. Ciao ciao.